Veniamo dunque alle risposte del questionario. La prima domanda era: la legge di Darcy si riferisce a suoli saturi o suoli saturi e acquiferi? In realtà c'erano altre due risposte che però per qualche errore non sono venute. Beh, la maggior parte di voi ha risposto in modo sbagliato, perché la risposta corretta vale anche per gli acquiferi. Questa è la risposta giusta. La legge di Darcy, ve lo ricordo, vi dice che JW è uguale ad una certa conducibilità idraulica a saturazione, perché cosa? Per il gradiente di H in questo caso. Io normalmente lo scrivo come gradiente di Psi più Z, ma gradiente di H, dove H è il carico idraulico. H uguale Z più P. Diviso gamma, dove Z è la quota piezometrica e P è la pressione. Questa espressione vale per ogni mezzo poroso e quindi vale anche per gli acquiferi. La seconda domanda era: la legge di Buckingham si riferisce a che cosa? La legge di Buckingham si riferisce a suoli sa non si riferisce a suoli saturi. Qui mancano due risposte, quindi non c'è la risposta giusta. Perché la risposta giusta è che la legge di Darcy-Buckingham vale per suoli e acquiferi, però, cioè acquiferi non certamente, perché acquiferi in qualche modo si intende che questi siano saturi, anche se non sempre questo è verificato, ma vale sempre quando ci sia un mezzo poroso insaturo. Terza domanda. Che cos'è la legge di Darcy-Buckingham? È la legge di trasporto della quantità di moto, è la legge di conservazione dell'energia e della massa, è la legge di conservazione dell'energia e nessuna delle tre. Beh, la legge di Darcy-Buckingham è la legge di conservazione. La prima domanda è quella giusta. La legge di Darcy-Buckingham, anche se non appare esplicitamente, un'accelerazione, perché tutta l'energia dell'accelerazione viene dissipata internamente al mezzo poroso, è la legge della quantità di moto. Ottenuta. Che cosa? Alla scala di Darcy. Cioè il nostro punto non è un punto materiale, ma è un punto grosso fa riferimento ad un volume di controllo. E in effetti questa è la risposta anche della domanda successiva, la legge di Darcy-Buckingham. Vale per un punto nello spazio, si riferisce a un continuo equivalente? Non ho capito la domanda. E quindi la risposta giusta è quella alla quale la maggior parte di voi ha risposto, ed è che vale per il continuo equivalente, cioè vale alla scala di Darcy come avevamo scritto prima. La conducibilità idraulica. È uniforme nello spazio e molto variabile nello spazio. Beh, certamente molto variabile nello spazio. Tant'è che, tra l'altro, poi nello spazio non si può esattamente misurare. E come vi ho anche raccontato, seppure brevemente, la
Per misurare la conducibilità idraulica, spesso si fa riferimento a conducibilità idrauliche efficaci, che sono quelle che hanno a che fare, per esempio, con tutto un acquifero intero, quindi chilometri quadrati di superficie. La conducibilità idraulica a saturazione è più grande delle sabbie. Praticamente dei 23 che hanno risposto, 22 hanno risposto correttamente. Mi chiedo questo che cosa gli passava per la testa, ma non si preoccupi, cioè, anzi si preoccupi. La conducibilità idraulica a saturazione è più alta nei suoli che nelle rocce, oppure l'altra risposta gettonata è dipende dai tipi di roccia e di suolo. Se voi andate a riguardare la tabella che io vi ho prodotto, la risposta giusta è questa, perché delle argille possono essere meno avere una conducibilità idraulica inferiore a quella di, per esempio, rocce fratturate, in cui quindi siano presenti dei canali di percolazione attraverso i quali, l'acqua si muove in modo relativamente veloce. La conducibilità idraulica relativa varia con il contenuto d'acqua del mezzo poroso, non varia con il contenuto d'acqua del mezzo poroso, non so rispondere. Beh, varia con il contenuto d'acqua del mezzo poroso, in realtà questo mi sembrava abbastanza chiaro, ma se non è chiaro, questi nove signori mi dovrebbero in qualche modo fare delle domande. Abbiamo in particolare ricavato una legge che deriva da, in cui ho fatto il nome di Mualem, in cui noi abbiamo calcolato la conducibilità idraulica dipendente da θ, cioè il contenuto d'acqua del suolo, come per esempio proporzionale alla radice di SE, dove SE è il contenuto d'acqua efficace, che vi ricordo è definito SE uguale teta meno teta r diviso fi con s meno teta con r, dove fi con s è la porosità del suolo. Le curve di ritenzione idrica sono una relazione fra contenuto d'acqua e suzione. Questa è la risposta corretta. E per questo le ho considerate. Le curve di ritenzione idrica dipendono dalle dimensioni dei pori e non si legge qui il resto della risposta, ma possiamo dire che sì, dipendono dalla dimensione dei pori. Difatti io ho ricavato una particolare espressione delle curve di ritenzione idrica che si chiama curve di Kosugi. Queste curve di Kosugi derivano proprio dalla distribuzione dei pori. La terza domanda era assolutamente priva di senso, però l'ho lasciata. Le curve di ritenzione idrica. No, beh, questa era quella vecchia, no? Questa di Kosugi, scusate, era qui sotto, e allora lo spostiamo qua. Ok. Questa è la domanda giusta, si dipendono dalla dimensione dei pori. Le curve di ritenzione idrica in realtà non rappresentano una reazione bionivoca, siamo noi che la usiamo come approssimazione a questa relazione bionivoca. E in effetti la risposta giusta è questa, perché esiste quel fenomeno che si chiama isteresi idraulica. Le ragioni di questa isteresi idraulica sono molteplici, forse ve ne ho anche parlato. Ma fondamentalmente le curve di ritenzione idrica funzionano nell'ipotesi
che prima si riempiano i pori piccoli e poi i pori grandi e viceversa quando nella fase di drenaggio, nella fase di evaporazione, cioè prima si svuotino i pori grandi e prima i pori i piccoli. Poiché però noi abbiamo un mezzo relativamente complesso, quello che succede è che quello che succede è che ci sono dei ritardi, delle situazioni varie all'interno del suolo alla scala di Darcy. Per cui, appunto, cioè alla scala di Darcy, per far sì che si svuotino prima i pori grandi, anzi, lo svuotamento dei pori grandi è dovuto a un duplice azione. Una, quella dell'evaporazione che però evapora da tutti i pori in misura diversa. Quindi vi deve essere anche un moto di acqua che riempie i pori, che porta acqua dai pori grandi ai pori piccoli, contemporaneamente al fenomeno dell'evaporazione. E quindi è legata anche, per esempio, alla viscosità dell'acqua e di queste cose. Le altre risposte sono sbagliate. La legge di Richards è la legge di conservazione della massa. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio che sia la legge di conservazione della massa. Ovviamente all'interno della legge di conservazione della massa, la parte che riguarda quei flussi deriva direttamente dalla legge della quantità di moto, dall'equazione della quantità di moto, che è la legge di Darcy Buckingham in questo caso, cioè nella legge di conservazione della massa compaiono i moti e questi hanno una natura dinamica. Però questa è la risposta giusta. La conducibilità idraulica a saturazione varia con la tessitura e la struttura dei suoli. Sì, assolutamente sì. Questo a prescindere che dopo noi siamo in grado di dare un'espressione a questa dipendenza. Noi, in proposito, abbiamo usato delle pedotransfer function, abbiamo usato, non abbiamo ancora usate, le ho introdotte, però pedotransfer functions, che rappresentano una caratterizzazione statistica dei rapporti fra tessitura e struttura e eventualmente anche altre quantità, tipo il contenuto di parte organica, con la conducibilità idraulica a saturazione. L'equazione di Richards ha solo soluzioni analitiche o no? No, effettivamente non ha solo soluzioni analitiche, casi semplificati hanno soluzioni analitiche, mentre i casi più complessi, su domini complessi, richiedono normalmente una soluzione numerica. Quindi la soluzione corretta è la C. L'equazione di Richards, per essere risolta, qui ha risposto tutti correttamente, i 22 che hanno risposto. Richiede che siano assegnate entrambe le condizioni al contorno e le condizioni iniziali. Però qui c'è stata, nella domanda successiva, c'è stata un po' di incertezza. Le condizioni al contorno intanto non vengono assegnate per t uguale a 0. No. La soluzione giusta è che le condizioni al contorno devono essere assegnate per ogni t. E non è che quando io ho assegnato le condizioni iniziali ho assegnato anche le condizioni al contorno. Questa è una cosa importante da capire perché una volta assegnate le condizioni iniziali, devo assegnare anche le condizioni al contorno per ogni istante di tempo in cui voglio risolvere le equazioni all'interno del dominio. Non è come un problema alle condizioni iniziali che ha a che fare, per esempio, con equazioni differenziali ordinarie in cui assegno le condizioni iniziali e ottengo l'evoluzione del sistema per tutto il tempo. Qui devo assegnare anche le condizioni al contorno per tutto il tempo e ovviamente queste condizioni al contorno sono estremamente importanti perché almeno asintoticamente sono quelle che determinano. Cioè sono quelle che determinano lo stato asintotico del sistema, se le condizioni al contorno, per esempio, se fossero
poco variabili. E quindi B è la risposta giusta. I macropori sono pori di grandi dimensioni grandi, ma sono ben descritti dalle equazioni di Richards. Qui evidentemente è una parte che vi dovreste essere visti da soli, ma l'incertezza della risposta mi fa pensare che alcuni non abbiano visto e alcuni non abbiano compreso. Sì, i macropori hanno grandi dimensioni. Vabbè, qua non è. Adesso vediamo se riesco a spostare. I macropori sono pori di grandi dimensioni. Ok, questa li tiriamo via. Mentre questa era corretta. E la risposta corretta alle condizioni del contorno è assegnate, devono essere assegnate per ogni t. Questa era la condizione giusta e questa era sbagliata. Questa pagina la devo portare bianca, la devo portare, beh, facciamo così. I macropori sono pori di grande dimensione, ma sono ben descritti o non sono ben descritti dalle equazioni di Richards? Scusi, Corretto. prof, sente? Sì, sento, sì, mi dica. La domanda questa, che è, diciamo che abbiamo tutti 7, 6, 7, questa qui, cioè la domanda stessa era una delle risposte, e quello è venuta male, diciamo. Cioè il testo della domanda era un testo delle risposte, anche per questo abbiamo risposto un po' così. Sì, no, va bene. Comunque, ok, accetto il suggerimento e la cambierò la prossima volta. Sì, cosa sono i macropori? I macropori sono, se questo è un versante, per esempio questa è una pianta, in cui disegniamola un po' la pianta. Qui ci sono le radici e sopra c'è la chioma. Supponete adesso che una radice muoia, quindi se la radice muore, qui in questo punto rimarrà un buco, per esempio, che potrebbe avere le dimensioni, che ne so, di 1 centimetro. Oppure ho una talpa. Sono la so disegnare, ho disegnato una tartaruga qua, ma diciamo ho un animale che scava delle tane all'interno del suolo e queste sono delle dimensioni di centimetri, diciamo più centimetri, non 1 centimetro, ma anche 10 centimetri, supponiamo. Questi sono grandi buchi all'interno del suolo. Che caratteristiche hanno? Beh, il moto all'interno di questi, se sono dell'ordine del centimetro, probabilmente il moto è ancora di natura viscosa e quindi vale la legge di Darcy. O meglio, quando dico vale una legge simile a Darcy, sarebbe meglio dire vale la legge di Poiseuille. E forse anche per i pori, per questi pori più grandi, il tipo di moto è questo, con dimensioni superiori dell'ordine di 10 centimetri, naturalmente possiamo avere anche moto turbolento. Probabilmente anche su 1 centimetro possiamo avere moto turbolento, ma diciamo che di solito è moto laminare. Un moto laminare. Ma non è questo l'elemento centrale. L'elemento centrale
della descrizione che i macropori sono pochi. Quindi se alla scala di Darcy noi possiamo considerare tutto quello che succede qui dentro e fare delle statistiche, cioè noi abbiamo moto laminare più statistica uguale legge di Darcy Buckingham. In questo secondo caso, cioè nel caso dei macropori, viene meno un elemento fondamentale, cioè scusatemi, viene meno un elemento fondamentale che è la statistica. Perché ho un solo macroporo, per esempio, alla scala di Darcy, e quindi questo non fa statistiche e non entra più nella descrizione consueta che io ho dell'equazione di Richard. Dovrei trattarla in modo separato dal moto di matrice. E questa è un po' la ragione di tutto. La dinamica delle acque sotterranee, avete risposto correttamente, la risposta è B. La risposta è B, bisogna generalizzare le equazioni di Richards. La forma di generalizzazione che deve essere attuata è quella che tiene conto del fatto che il mezzo poroso è comprimibile. Se rappresentiamo le curve di ritenzione idrica, quindi in questo caso abbiamo le pressioni. Pressione. In questo caso il contenuto d'acqua, teta. La curva di ritenzione idrica ha un andamento come quello che vi ho disegnato e naturalmente si va a meno infinito di pressione quando il mezzo è assolutamente privo di acqua. Nelle parti positive dobbiamo estendere la curva di ritenzione idrica. Questo è un coefficiente, questo è il coefficiente che noi abbiamo chiamato S, che è la storatività. Con questa estensione quello che succede è che io ho anche una variazione di nel saturo, quindi in questa condizione, dθ su dt è uguale a zero, approssimativamente, secondo lo schema che noi abbiamo dei mezzi porosi in cui il corpo, la parte minerale del mezzo poroso è rigida. Però ho lo stesso delle variazioni che sono S de psi su dt, dove questo S è appunto la derivata di questa curva. Nel libro del Fritz and Cherry avete visto, se avete letto, parte del capitolo delle sezioni 2.9 e 2.11, c'è una derivazione molto puntuale, fatta molto bene, di che cos'è questa S. E allora poi questo naturalmente è solo il primo membro dell'equazione generalizzata e poi c'è tutto il secondo membro. Il secondo membro, cos'è? Il secondo membro comprende la conducibilità idraulica per il gradiente della pressione, chiamiamola P storta, inteso in senso generalizzato, più Z. Questa pressione in senso generalizzato è la suzione psi se P minore di 0. Viceversa è P su gamma se P maggiore di 0. Ovvio che ci sia continuità nel caso P uguale a 0. Ok, e questa era l'ultima domanda.
Avete delle ulteriori domande, degli ulteriori problemi, delle cose che volete suggerire oppure no? Se non avete domande, allora io faccio una breve pausa di 2 minuti e poi partiamo con le lezioni che riguardano la generazione del deflusso superficiale.